mancano pochi secondi alla fine della gara, c'è molto rammarico perché comunque la Roma a mio avviso ha giocato una grande gara come intensità, anche come qualità, però purtroppo c'è rammarico perché sul 2-1 Dzeko, che probabilmente pensava di essere passato con la Juventus, è stato veramente un grandissimo difensore per la Juve, si è divorato due gol che veramente era più facile segnare che sbagliare e finisce adesso. Quindi secondo pareggio stagionale, anche se poi il primo pareggio è diventato una sconfitta per 3-0. Questa sera, ripeto, a mio avviso è stata fatta una grande prestazione, non so se siete d'accordo voi. Beh, Soprattutto di Pedro. Pedro ha giocato una grande gara, secondo me, di qualità, di sostanza, ma anche il giocatore l'ha visto anche nei... Fanculo io e Pedro. Ecco, secondo me il giocatore l'ha visto anche nei movimenti, ti porto via l'uomo, ti faccio la giocata di qualità, secondo me Pedro è stato comunque... Ma Coglione. chi mi è piaciuto più di tutti, secondo me Spinazzola sulla sinistra ha fatto un'altra ottima gara. E Ibáñez è assolutamente uno fra i migliori perché comunque in quelle poche situazioni che la Juve si è spinta in avanti è stato determinante, spesso ha anticipato quasi i gol fatti. E non ho capito sinceramente la sostituzione di Santon con Bruno Pérez, non ho capito perché Santon aveva limitato molto l'azione di Ronaldo, come è entrato Bruno Pérez, Ronaldo ha saltato, lui se n'è proprio strafottuto e Ronaldo di testa l'ha buttata dentro. Però ecco, ripeto, resta il rammarico per quella fase di gioco in cui la Roma su 2-1 con l'uomo in meno a Juventus che era stato cacciato all'obbligo Copyright, si è divorata in due leva. E situazioni con niente. Dzeko Eh sì, io se la prenderai il partita, una copyright con questo partita video. molto comoda, secondo me. In un certo momento sarà messa proprio comoda se poteva portare a casa tranquillamente. Comunque, la Roma ha giocato bene a mio avviso, soprattutto certe ripartenze mi sono piaciute. Azione molto fluida. Peccato che non siamo una squadra abbastanza matura da poter portare a casa partite che si sono messe in maniera così proprio acchittate. Eh? Acchittate? Ma socio. T'associ. The Ante game. di... Adesso io ti dissoci, invece stasera ti associ. Bene, buonanotte a tutti. Forza Roma. Sempre.